Benvenuti a Rubrichette, l'unico show che al bar dell'oratorio prendeva sempre il calippo perché era il gelato che costava di meno e insegnava di più. Cominciamo, sigla! La Rosalia. Per la comunità LGBTQ+, è importante essere rappresentati. Chiamali stro. Rappresentati come in questa pubblicità Instagram che ho trovato scorrendo le storie. Praticamente, vediamo queste due deliziose ragazze che si trovano in una spiaggia gay, perché c'è scritto spiaggia gay e soprattutto perché i separai della spiaggia gay sono color arcobaleno. E non si sa come, il papà di una di queste ragazze è anche lui alla stessa spiaggia. Dobbiamo scegliere se seppellirci nella spiaggia o baciare appassionatamente la nostra compagna. Giochiamoci assieme! Berti, è uscita una bocca che ha detto tabù. Dobbiamo crearci! Frangetta Castana, Ricci Spettinati, Bambola Bionda, Look da Fatina. Io sono assolutamente Ricci Spettinati. Il vestito è Pesca Carina, Regina della Notte. Berti, scusa, in che gioco ci stiamo cacciando? Scarlatto Sexy, io scelgo Pesca Carina. Mi ricordo una vestaglia di collezioni Diamond di Valeria Marini. Scegli il tuo nome. Allora, qui c'è scritto Marie. In passato con Valeria nomi... Valeria Marie. È un segno del destino. Valeria Marie. Ah! Berti, c'è un culo e delle fruste e delle manette pelose. Lessons in Lust. Oh no, Berti, mi sa che abbiamo scaricato un gioco sbagliato. È porny. È proprio porny. Ma dove sono le ragazze lesbiche sulla spiaggia? Capitolo 1, la proposta indecente. Ed eccomi qui, a baciare un uomo che conosco appena. Ma come un uomo? Le mie lezioni mi hanno insegnato come padroneggiarlo, come farlo scattare, come lasciarsi andare adesso. E soprattutto, come fare impazzire un uomo grazie ad esso. E su chi? E in che cosa mi sono cacciata? Pensa Valeria Marini. Non vorrei sembrarsi una presa in giro di un accento sardo, ma vorrei parlare con l'iconica parlata di Valeria Marini, se me lo permettete. E proprio mentre penso questo, lo sento gridare: ma che cavolo! Del Sud Tirol. Esatto. Dai, fine dell'accento. Potrebbe essere veneta Valeria Marini. Mi tengo pronta, mentre lui corre verso di me. Piemontese, basta! Qualche settimana prima, mentre controllavo la posta, perché le persone non mi lasciano in pace? So che sono in ritardo con il pagamento, ma ci sto lavorando. Brava Valeria Maria, una di noi. Non posso perdere la mia casa. Il suono del campanello interrompe i miei pensieri. Apro la porta per far accomodare la mia migliore amica. L'amica si chiama come un formaggio. Prova a indovinare, Alberto. Auricchio Picante. No! Mi dà un abbraccio veloce e corre dentro parlando velocissimo. Ciao, scusa, sono passata senza avvertirti. Che ne dici di una serata tra noi stasera? Mi sembra chiaro che ho bisogno di scatenarmi stasera. Tra un mese compro 30 anni e sarò single. Che schifo, aiutami a trovare un uomo. È una buona idea continuare a cambiare voci durante questa cosa? No. Che stiamo facendo? Però deve avere una voce. Pamela Prati. No, basta. È la migliore amica di Valeria Marie. Sai anche come potrebbe parlare? Come Pippo Franco. Che figo! Che figo! Io sono un grande figo! Fammi entrare in Pamela Prati. Ok. Penso ai tuoi figli inesistenti. Penso al bagaglino. Andiamo all'Afrodite. Si bacia in discoteca e noi la chiudiamo lì. Certo, mi piacerebbe, dai. Vai a prepararti, poi andiamo. Bellissimo. Parliamo mentre ero visto nel guardaroba. Io e Lucas perderemo la nostra casa. E io non so come dirglielo. L'avviso di sfratto. Valeria Marie, che cavolo dici? Cosa mi metto per andare in discoteca? Bisogna scegliere l'abbigliamento. Gonna rossa, l'equilibrio perfetto tra sensualità e innocenza, proprio come te. Jeans e maglietta bianca. Un po' piatto per una notte fuori, ma tu fai sembrare tutto bello. Io non credo proprio. Cioè, non è la maglietta, è un ninzuolo, un lenzuolo. Però questo, guarda caso, non lo devo pagare. Fammi vedere più sexy. Vestito nero. Vai in discoteca, indossa questo. Questo costa 10. Però diamantini. Questo è perfetto per Valeria Marie per esibirsi nel suo spettacolo. Per cantare? I wanna be loved by you. I wanna be loved by you. O pesame mucho. Abito attillato. Questo abito stretto gli farà desiderare di più. A chi? Rosso, bianco e oro. A me sembra un po' capodanno cinese, no? No, è terrificante questo. Non è bello. Decisamente vestito nero. Per la miseria! Sei fantastica. Fantasticamente sexy. Vai, Bri. Non fare la scema, grazie per avermi tirato sul morale. Dall'esterno l'edificio appare sorprendentemente ordinario, ma una volta dentro l'Aphrodite è un mondo completamente diverso. Sento come se i miei sensi potessero immergersi nella musica, negli odori e nei colori audaci straordinari. Valeria Marie è andata all'Aphrodite con una bottiglietta d'acqua e qualche cartoncino sotto la lingua.
Un ragazzo con i tatuaggi si lecca le labbra mentre mi fissa. Campanelli d'allarme! Un uomo nell'angolo della stanza mi fa l'occhiolino e mi fa segno di sedermi a fianco a lui, ma io sono troppo sopraffatta per fare qualsiasi cosa. Oh no, in che discoteca di merda è andata? È il billionaire, Valeria Marie, basta billionaire! Quindi, che ne pensi finora del locale? Bri, una merda. Sembra che ci sia solo gente di merda. L'atmosfera in questa discoteca è... mi rende nervosa, mi spiace. Andiamocene, Valeria Marie. Mi rende nervosa. Non mi sento a mio agio qui. Rilassati, dice Bri. Sei bellissima, sei assolutamente a tuo agio qui. Non lo so, Bri. E poi, qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere? Bri! Non è possibile che un'amica sia così, eh. Io e Bri andiamo al bar principale, dove ci accoglie un bellissimo barman. Basta parlare di uomini! Non sono qui per vedere rappresentata una relazione etero! Basta! Divertitevi. Mac mi dice divertitemi con questa faccia. Io non credo proprio, Mac. Adesso ho paura. Ho visto questo sorriso. Ho paura. Vado a ballare per trovare qualche stuzzichino. Stuzzichino intende cibo o uomini? Bri mi fa l'occhiolino e se ne va. Io vedo il barista sorridere. Basta! Io vorrei quagliare con Bri. Mentre scruto la stanza vedo tantissimi uomini molto belli. Ma solo uno cattura la mia attenzione. Scegli Darren. Ah, perché io poi devo bombare con Darren? No, vabbè. No! Ah! Mi faccio strada verso di lui e salgo le scale. Buonasera, Valeria Marie. Sono stanco di queste relazioni etero. Credo andrò avanti veloce. Mia tecnica preferita. Scusa, accomodati, ci sediamo. Cosa ti porta? Sono qui perché... la mia amica. Posso continuare a parlare di Bri finché non succede qualcosa con Bri? Qualcosa non va, Valeria Marie? I tuoi occhi? Sono due. Nel frattempo sono comparsi Scott e Gemma. Ma Bri in tutto questo? Bri in tutto questo è nei bagni a fare dei complimenti alle sconosciute. Non voglio bere con sta gente qua, io volevo bere con Bri. Bri non era una bellissima persona, però almeno era la mia amica. Flirta con Darren, chiedi il suo aiuto. Ma che storia è? Ma sembra una storia da incubo. Ma ci hanno fregato. Alberto, c'è appena stato uno zoom e Darren dice: se sei pronta a farmi utilizzare il tuo corpo sexy perfetto come più mi piace. Ma che cazzo? Ma sei sicuro di aver scaricato il gioco giusto? Beh, a questo punto no. Vuoi che faccia un video sessuale con Anthony? È sbagliato! In che cosa mi sono cacciata? Veramente? Ah, Bri. Ah, bene, Bri. Ma scusate, ma io sto facendo delle scelte che però non vengono prese in considerazione. Come le scelte delle donne in generale nella società. Purtroppo questo gioco ci ha deluso. Non è rubrichette approved. Non siamo ancora arrivati alla spiaggia gay con il papà che sta per scoprire la coppia lesbica. Scriveremo una ficcata lettera di lamentele. E proveremo a continuare a giocare al gioco nella speranza di potervi far vedere un giorno una bella e felice coppia lesbica. Siamo nel mese del Pride, unico mese all'anno in cui le multinazionali si ricordano di stampare le magliettine arcobaleno. Ma c'è un'eccellenza italiana che da sempre supporta la causa, ma soprattutto l'estetica LGBTQ+. Sto parlando di Lelli Kelly. Tuffiamoci nel mondo delle scarpine più desiderate d'Italia. Oh yeah! Intanto, Alberto, sapevi che Lelli Kelly si scrive con la I? Cioè, ma la prima I, Lelli Kelly o Lelli Kelly? Cioè, la prima Y è una I o la seconda Y è una I? Hai un ictus. Senti odore di bruciato. Lelli, la I di Ellie, non è una Y, è una I. Veramente? Sì! Questa sera una E. Innanzitutto il prezzo. Io non sapevo che le Lelli Kelly costassero così tanto, però non mi sorprende perché la qualità c'è. Lelli Kelly io non credo sia per il Pride che ha le scarpe unicorno. Lelli Kelly ha proprio sempre le scarpe unicorno. Anzi, se non ha le scarpe unicorno dici ma è Lelli Kelly, no? Rimani aggiornata. Adoro che Lelli Kelly mi parli al femminile. Un sito che conosce il suo target. Cioè guardalo. Unicorno, linea unicorni, unicorn wings. C'è la linea decorata. Io la sera voglio uscire decorata. Io più guardo queste immagini più penso siano la versione fisica dei meme del buongiornissimo. Fammi guardare la linea unicorni. Wow, accessori a forma di unicorno smaltati o diamantati. Posso dire che mi ricorda molto la collezione Diamond di Valeria Marini? Ancora. Berto, due riferimenti ho nella vita. Lelli Kelly e Valeria Marini. E Michelle Hunziker. Per curiosità, posso vedere se c'è il mio numero? Cavolino, arrivano fino al 39, Berti. Interpretare i bambini attraverso i colori. In che senso? Disegni di principesse, scarpe col tacco. Comunichiamo l'idea di eleganza e femminilità.
Vedi? Umberto, sto leggendo delle frasi problematiche. Perché stiamo venendo delusi dai nostri favorites? Ho letto nel disegno di Greta, la principessa è molto femminile. Femminile, ha le ciglia lunghe, le scarpe col tacco, che comunicano l'idea di eleganza e femminilità che la bimba attribuisce istintivamente alla figura materna. Questo concetto rimane ben saldo nell'immaginario della bambina, nonostante al giorno d'oggi le mamme prediligano fin troppo spesso outfit casual e sportivi, con la tendenza a indossare modelli di sneakers che impoveriscono l'estetica raffinata e il buon gusto che da sempre contraddistinguono la moda femminile. Lali Kelly, dai! No. Oggi tutti ci voltano le spalle. Oggi, sempre. Chi è che scrive questi deliziosi articoli direttamente dal 1920? Babbo Natale? Cosa c'entra Babbo Natale con le Lali Kelly? Pensate se Babbo Natale indossasse le Lali Kelly. Vedo anche un canale YouTube su cui caricano le loro deliziose pubblicità. Berti, c'è anche in greco. Monocheros. Ma come in greco? Oh yeah, lo yeah resta uguale anche in greco. E poi ovviamente la versione in inglese. A New York City ci sarà almeno una bambina che in questo momento sta cantando The Unicorn is Magic. Io credo proprio di sì. E quella bambina è Lady Gaga. Oh yeah! Ma passiamo alla vera questione. Come abbinare i capi haute couture dell'ultima stagione alle nostre Lali Kelly? La risposta ve la dà rubrichette! Sono sul sito di Vogue e sto guardando alle ultime collezioni delle principali case di moda. Cominciamo con Jean Paul Gaultier. Già questo vestitino è molto Lali Kelly. Lo abbinerei assolutamente alle Diana in bianco. Perché Diana? Perché le Lali Kelly si chiamano come le principesse morte? Catherine, Letizia, Meghan, Sharon? Chi è la regina Sharon? Tranne la Sharon. Io invece a questo Valentino abbinerei il sandalo aperto Dahlia, trasparente con farfalla diamantata. Per questo Chanel invece abbiamo scelto chiaramente un sandalo Belen, però in bianco. Ma soprattutto Alberto, perché i sandali Lali Kelly hanno tutti i nomi? Consuelo, Marianna, Belen. Un Maison Margiela. Ah, Margiela, beh, insomma, però anche bravi. È chiaramente sandalo Consuelo con quel color tortora metallizzato. Avremmo tanto voluto abbinare le ballerine Pamela o Sharon, ma per natura le ballerine non si possono abbinare ai capi haute couture o a nessun capo in generale. E voi per sfilare al Pride scegliereste un sandalo Belen o una sneaker di collezione unicorni? Fatecelo sapere lasciando un commentino qui sotto! E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube Le Tue Scarpine, oh yeah! Boom, grazie per essere stati con noi, ci vediamo sempre qui settimana prossima per scoprire assieme se Cristina D'Avena è amica di Mia Farro! Grazie, ciao! Scusate. Vi prego Lali Kelly, arrivate anche al 42 almeno. Ci sono i bambini coi piedi grandi. La mariposa la possiamo abbinare a Desigual Haute Couture. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!